Saranno gli attori Pamela Villoresi ed Alessandro Bertolucci ad interpretare le poesie di Giovanni Pascoli nella serata omaggio al poeta, in programma come di consueto il prossimo 10 agosto a Casa Pascoli. Il tema della serata di quest'anno sarà l'Europa. Sul palco di Casa Pascoli, oltre ai due attori, ci saranno l'ensemble Le Muse, diretta dal maestro Andrea Albertini, che eseguirà brani di vari autori, a partire da Beethoven, Chopin e Mozart. Poi il soprano Linda Campanella ed il tenore Ignacio Encinas. Per la danza, Susana e Marta Larriva Adel. L'edizione 2016 penso proprio che sarà una serata di alto spessore. Affidiamo la lettura delle poesie del Pascoli alla bravura artistica, alla professionalità di Pamela Villoresi e Alessandro Bertolucci. Dedichiamo la parte musicale dell'edizione di quest'anno all'Europa, il paese, il continente dei diritti, della parità, del rispetto della persona. E quindi sarà un ricordo dei grandi compositori, si inizierà con l'Inno alla gioia di Beethoven per finire con la Turandot di Puccini. Il sindaco Bonini ha ricordato le origini della manifestazione. Come è stato detto, nasce appunto nel 92 dalla misericordia e da donatori di sangue di Castelvecchio Pascoli. I primi anni sono stati proprio anche con artisti locali di Castelvecchio, per cui c'è questo filo conduttore che viene dalla nascita e che continua anche ora, perché ancora oggi è veramente tanto l'impegno che le associazioni di volontariato di Castelvecchio mettono per questa serata del 10 agosto. E quando parlo di associazioni di volontariato parlo un po' di tutti i paesani di Castelvecchio che vengono dai giorni prima a lavorare, a sistemare, a mettere a posto, come fanno poi nel periodo seguente per la tenuta della chiusa di Casa Pascoli. Quindi vanno ringraziati davvero per questa opera importante che fanno.